Io credo che quello che è accaduto a Cutro sia la conferma, la dimostrazione che non c'è politica più responsabile di quella finalizzata a rompere la tratta degli scafisti, a combattere la schiavitù del terzo millennio rappresentata da queste organizzazioni criminali. Cioè, io non intendo e noi non intendiamo replicare l'approccio di quanti hanno negli anni lasciato che i trafficanti di morte agissero sostanzialmente indisturbati. Noi faremo tutto quello che va fatto per combattere e fermare questi criminali. E voglio dire che mi stupisce l'atteggiamento di quanti in questi giorni hanno lanciato strali contro il governo, quando il ministro Piantedosi, che ringrazio, ha ampiamente dimostrato come il governo non potesse fare nulla di più e nulla di diverso da quello che ha fatto per salvare le vite di queste persone, cosa che non ha mancato di fare in tutte le occasioni in cui è stato reso edotto del fatto che ci fosse un problema. E le stesse persone che se la prendono col governo non spendono una parola contro trafficanti che si sono fatti pagare fino a 9.000 euro per mettere queste persone su una barca che alla prima difficoltà è andata in 1.000 pezzi e che, per capirci, hanno lasciato che uno di queste persone fosse abbandonata con le mani legate al volante della barca, al timone, chiedo scusa, della barca. Questa gente io la voglio combattere, questa gente io la voglio sconfiggere, e credo che questa sia la politica più seria che si possa fare.